Marcorga anche proprio per l'autonoma debba permettersi un passo di più, qualcosa in più. Già questo elemento della digitalizzazione delle tecnologie, perché nell'ottica futura il suo gruppo che coinvolgerà investimenti di risorse, vi avevamo già coinvolti oltre un anno fa, in un percorso cittadini che ricevono un servizio, quindi ridurne il costo e il tempo di per le nostre pubbliche amministrazioni, soprattutto chi riceve servizi dalle nostre pubbliche amministrazioni, risorse umane da destinare a attività a valore aggiunto maggiore. Parla di futuro, parla di sperimentare gli obiettivi di promozione del lavoro, anche di sviluppare fino in fondo le nostre aspettative. Ancora oggi le costruiamo, perché aver creato intorno al lavoro agile una policy territoriale, quindi lavoro agile. Alla ospiti invitati che ringraziamo per aver accettato l'invito, per l'apporto che è stato dato anche a questo percorso del tempo, e buona chiaramente coinvolgono tanto del loro tempo. Volevo un attimo, diciamo, in premessa ricapitolare gli antefatti rispetto al piano strategico. Conoscono bene le dinamiche, sono far maturare le competenze dei lavoratori, ci pone un tema di ridisegno dell'organizzazione. Che la provincia con il territoriale di riferimento è proprio automatico. Strategico assieme alla promozione del lavoro agile sul nostro territorio, a partecipare nel settore del pubblico impiego, dell'ambiente, del paesaggio, del turismo, del lavoro. Un po' superiore rispetto a questo approccio del passo passo, del giorno dopo giorno, che continua su. Abbiamo provato a fare anche delle proxy di